Scopriamo il Friuli Venezia Giulia e ci aspettano due meravigliose puntate dedicate a Gemona del Friuli. Do il benvenuto a tutti, sono qua in compagnia del nostro inviato Romano Paludnia che siamo qua proprio per promuovere questa bellissima iniziativa legata a questo comune. E proprio per questo, in attesa di vedere la prima puntata dove scoprirete veramente tante bellissime cose, vi diamo un assaggio di quella successiva che trasmetteremo intorno al 25 marzo. Perché cosa c'è, Romano, il 25 marzo? Ciao Elena, ciao a tutti. Vi sveliamo una cosa importante, appunto, che ci sarà il Dante D. E noi saremo lì presenti e nel frattempo vi diamo una piccola chicca, un piccolo assaggio delle nostre interviste all'assessore alla cultura Flavia Virilli del comune di Gemona e ad una persona che a Gemona ci tiene particolarmente, è stato anche l'ex sindaco e un grandissimo promotore di questo territorio, Gabriele Marini, che ci sta aspettando vicino all'ossario presso il Duomo di Gemona e che anche lui avrà tante cose da raccontarci. Quindi un piccolo assaggio di questa preview della prossima trasmissione dedicata a Gemona e poi partirà la prima puntata che vi consiglio di vedere fino in fondo perché vedrete veramente cose meravigliose, vero Romano? Certo, io ho già avuto modo anche di parlare con Marini che è l'ex sindaco, quindi è una persona veramente che ha dato tanto per Gemona e che continua veramente anche adesso a promuovere Gemona del Friuli che è una perla. Allora Elena, siamo qua con l'assessore alla cultura Flavia Virilli che ci racconterà questo progetto della Divina Commedia che è stato sviluppato qua a Gemona del Friuli e scopriamo perché. Anche perché è un progetto fantastico, no? Chi ha avuto già modo di venire per le feste di vederlo e quindi bisogna fare anche i complimenti perché comunque lei è una persona chiave in questo progetto. Buongiorno a tutti, è un progetto che nasce l'anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte di Dante e ovviamente nel momento in cui ci siamo messi a ragionare su quale fosse la peculiarità da raccontare per la nostra comunità non potevamo non partire dalla Campana del Paradiso, infatti il progetto si chiama La Campana del Paradiso, ma si spinge oltre. Questa campana, ti interrompo perché venite veramente a vederla perché è l'unica campana che è rimasta qua a Gemona perché nel periodo storico in cui c'erano le guerre, le grandi guerre, e doveva essere portata via, no? E le donne di Gemona e anche i preti hanno fatto sì che questa campana rimanesse qua. Poi la guerra ha avuto un'evoluzione che è finita e quindi anche la fortuna ha giocato un ruolo favorevole e la campana è rimasta qua. Oggi questa campana è rimasta nel Duomo, non è stata più messa sopra. No, infatti è custodita all'interno del Duomo, alla base, all'inizio di quel colonnato riconoscibile, perché quelle colonne leggermente storte dalla forza del sisma. Però antenuto. Sì, sono, penso, qualcosa che colpisce tutti i visitatori che entrano in Duomo. Quella campana effettivamente è datata 1423, è un po' un mistero. Perché? Perché rappresenta la prima traccia scritta della Divina Commedia nel Patriarcato di Aquileia. Ora, come mai l'incipit del 33° canto del Paradiso è finito fuso sul colletto di quella campana e quindi come il testo fosse presente qui, visto che la campana è stata fusa sul sagrato, abbiamo tutti i documenti nel nostro prestigioso archivio storico, è un po' un mistero che forse merita di essere indagato. E quindi nel momento in cui abbiamo partecipato a questo bando sulla cultura presentando questo progetto, non potevamo non parlare della campana e dei documenti importanti che abbiamo in archivio
e che raccontano di queste genti toscane così importanti come presenza egemona, tanto da diventarne non solo potenza economica come numero e capacità di gestire gli affari locali, ma anche arrivando a inserirsi nella classe dirigente, tant'è che fu nel 1420, il momento della resa a Venezia, fu uno di origine toscana a andare a trattare col doge, quindi una componente che poi si spinse migrando fino in Istria. E quindi il progetto, che poi avrà il suo termine in questa primavera con un convegno che siamo stati costretti a rimandare a causa Covid, visto che avevamo numerosi partner internazionali, andrà proprio a raccontare di questi toscani fra Gemona, il Friuli e l'Istria. Ecco, quindi appunto molte famiglie senesi, no? Quindi sia di Siena che di Firenze sono state qua, e si dice probabilmente anche la mamma di Dante, no? C'è qualche... C'è anche questa curiosità. Nel nostro archivio i documenti in gran parte sono o atti dei consigli comunali, fra virgolette, o atti notarili. Elena, come vedi adesso stiamo per entrare nel Duomo di Gemona del Friuli con... il già sindaco Gabriele Marini, che adesso vi faccio da guida. Sono sempre stato una persona che ha seguito molto la cultura gemona, come anche sono contento che la Flavia Virilli sia molto così appassionata delle tante belle cose di Gemona. Uno fra le tante, questo qui è un po', oltre che essere un monumento religioso, che lo sottolineo, è un grandissimo monumento d'arte, un monumento d'arte che... non è che sia, si possa dire che è nella notte dei tempi, ma certamente dal 1000 in poi qui è sempre stato un luogo sacro. Quello che vediamo qui è il Duomo, che è stato costruito nel 1337 e poi negli anni successivi. Naturalmente con il terremoto ha avuto notevolissimi danni, non è stato completamente atterrato, perché la facciata ad esempio è rimasta molto in piedi, praticamente intatta, e questo ha salvaguardato le sculture che invece sono del 1300, quindi tutte quelle sculture che vediamo nella facciata sono originali del 1300. L'interno, che adesso piano piano entriamo, anche quello è il colonnato, è originale da quando è stato fatto, in parte nel 1400 e in parte nel 1600, però l'unitarietà anche dello stile, sempre così un gotico abbastanza ancora molto impregnato di quello che era la storia in particolare delle chiese lombarde e venete, e qui è stato salvaguardato fino agli ultime ricostruzioni proprio del 1976. Bene, allora adesso per entrare, come sapete, bisogna avere le mascherine, quindi adesso ci dotiamo di mascherine ed entriamo dentro al Duomo per scoprire una cosa veramente unica che, se volete venire a visitare, bisogna sempre prenotare. Eccoci. E quindi noi stiamo lavorando per voi, per il nostro meraviglioso Friuli Venezia Giulia, per farvi scoprire sempre cose bellissime dalla nostra trasmissione. Quindi scopriamo il Friuli Venezia Giulia, parte la puntata dedicata, la prima dedicata a Gemona del Friuli, e la prossima ve lo faremo sapere quando. Buon proseguimento a tutti, grazie a Romano. Elena, guarda che ti aspetto a Gemona con me. Ah, la prossima grande sorpresona, finalmente io non sarò più qui dallo studio, ma trasmetteremo direttamente da Gemona, ci sarò anch'io, perché sono invidiosa e gelosa che tutte le belle cose di persona le deve vedere solo Romano. Ecco, in questa puntata seguitici, perché la prossima volta, Elena, potrai assaggiare anche tu il territorio. Ecco, questa è una delle cose. Grazie a tutti e buona visione della prima puntata di Scopriamo Friuli Venezia Giulia, dedicata alla bellissima Gemona del Friuli. Grazie. Buon proseguimento. Thank you.
un saluto a tutti gli ascoltatori della web TV Esplora e Ama. Stiamo trasmettendo dal Record Space di Città Fiera e siamo alla 18ª puntata di Scopriamo il Friuli Venezia Giulia, la fortunata trasmissione che ci sta dando veramente tantissime soddisfazioni, tanta visibilità, tanti consensi. Sicuramente c'è ancora tanto da lavorare, ancora tanto da migliorare, ma soprattutto tanto da scoprire e tanto da amare del nostro Friuli Venezia Giulia. Oggi ci troviamo alle pendici delle Prealpi Giulie e siamo nella pittoresca e bellissima, lasciatemelo dire, Gemona del Friuli. Gemona del Friuli che ha un trascorso veramente importante e soprattutto un fardello pesante che ha ereditato dal terribile terremoto, dal sisma del 6 maggio del 76. È crollata, ha saputo ricostruirsi e in questi anni ha avuto una crescita veramente importante. E quindi il nostro Romano Paludniak, il nostro inviato speciale, si trova proprio a Gemona e in questa puntata abbiamo deciso di portarvi direttamente nel settore enogastronomico. Quindi lui si trova nell'osteria Pan e Salam di Gemona. Ecco, Romano, mi senti? Buongiorno. Elena, siamo in un bel posto qua. Uno dei locali tipici di Gemona del Friuli, il centro storico, la parte più alta e più bella. Ecco, infatti tu poi ti sposterai verso il castello, no? Ci farai vedere anche le bellezze di Gemona. Ma innanzitutto raccontaci un po' dell'osteria, vedo che sei con il titolare. Guarda, questo locale veramente mi sono innamorato quando sono venuto qua, perché ormai ci vengo spesso, perché si trova in una posizione strategica, no? E quindi si trova proprio dove c'è la scalinata che porta al castello di Gemona del Friuli e anche dove c'è la loggia di Gemona del Friuli, quindi in un posto strategico, un locale completo, perché si può iniziare col caffè, ma poi vedremo anche che voglio andare proprio con il titolare a in cucina vedere anche qualche piatto tipico che sa fare lui e anche qualche curiosità veramente bella. Ecco, io oserei dire che Pan e Salam sicuramente fa cibo tradizionale, no? Gastronomia tipica friulana, giusto? Guarda, adesso lo chiediamo a lui, che così ci spiega veramente. Ti dico che qua poi anche gli aperitivi e anche la sera è molto, molto, ci si sta molto bene, molto accogliente, quindi è per tutti i gusti e per tutte le età. Un locale veramente bello. D'altronde Gemona viene detta la perla del Friuli e qua anche a livello enogastronomico qua è anche enoteca, giusto? Assolutamente sì. Eccoci qua. Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Sandy, sono il titolare dell'osteria Pan e Salam, la gestisco insieme alla mia compagna da ormai 17 anni. Non è la prima esperienza a livello di gestione, abbiamo già avuto altri locali, però poi pian piano con l'andare degli anni ci siamo fermati qua perché ci piace, ci siamo innamorati di questo posto. Come diceva Romano prima, si parte la mattina, noi facciamo già anche un po' di caffetteria e poi spaziando per gli aperitivi, a pranzo abbiamo dei primi piatti, dei secondi piatti che prepariamo noi e ovviamente, come dice un po', richiama anche un po' il nome del locale, Pan e Salam, sta a significare un locale semplice, caldo e tipico un po' della nostra terra, no? Quindi noi si cerca di spaziare un po' di prodotti ovviamente del territorio del Friuli, collaboriamo con diverse realtà a livello di fornitori della zona, quindi cerchiamo di prendere il prodotto direttamente sul posto e farlo conoscere magari chi viene da fuori o chi magari non conosce proprio bene il territorio. Questo è un po' come si sviluppa, diciamo così, la nostra offerta all'interno del locale. Ecco, io direi, Romano, che si potrebbe allora andiamo a vedere proprio la pratica, no? Ci fate vedere qualcosa di buono, qualcosa di interessante? Possiamo entrare in cucina così ecco, nel regno, no?
Esatto, e che poi è lui lo chef, proprio, quindi... Sì, io e la mia compagna, diciamo, lei è quella che smanetta un po' di più sui fornelli e che si diletta, no? Nella preparazione, facciamo anche i dolci fatti in casa, di cui lei è appassionata, quindi trovate veramente prodotti genuini che facciamo veramente con le nostre mani. Tutto bello qua, anche il logo, se vedi qua, è un bellissimo logo, quindi adesso... Andiamo in cucina, che sì. Così vediamo dal vivo cosa si può fare, no? Qua noi facciamo tutte le preparazioni, tra l'altro in periodo di lockdown l'anno scorso abbiamo approfittato, nel momento in cui eravamo chiusi, di dare un'ulteriore spinta alla cucina, l'abbiamo rinnovata, abbiamo messo la cappa nuova, abbiamo messo delle attrezzature che ci permettono di lavorare meglio, diciamo così, secondo gli standard più rigidi e migliori, insomma, per la preparazione. Qui adesso stiamo preparando un ragù che lo facciamo andare ovviamente piano, lo facciamo noi. E vediamo questo ragù che sta andando. E niente, qua noi prepariamo dagli gnocchi, dei gnocchi di patate, qua nel periodo dei gnocchi di zucca serviti nel cestino di fricco, piuttosto che il ragù, che comunque quello non manca mai. Il nostro piatto forte è comunque il tagliolino San Daniele, quindi vedete che tutta, diciamo così, cucina un po' tradizionale, il fricco di patate con la polenta. Dei altri tipi di paste che ovviamente con i sughi che prepariamo noi andiamo a proporre a pranzo, diciamo così, quotidianamente. Mentre la sera ci spostiamo un po', diciamo, cambiamo un po' il target e ci dedichiamo principalmente alla preparazione di hamburger che facciamo noi in casa e che, diciamo così, proponiamo in diverse ricette, da quelle gourmet più tradizionali a quelle, più tradizionali a quelle un po' più ricercate, un po' più gourmet. Ecco, questo è un po' come funziona, diciamo, la cucina in cui adesso siete entrati. Ecco, una curiosità relativa sempre al discorso cucina tradizionale. Fate anche voi diversi tipi di fricco, magari arricchite il ragù con qualche ingrediente, anche non segreto o segreto, che lo fa più o meno saporito? Ci potete dare qualche curiosità? Ma allora, come dicevo io prima, il menù rispecchia sempre un po' la stagionalità, no? Quelli che sono i prodotti che si definiscono secondo un po' quello che è la stagione. Per quanto riguarda preparazioni particolari, diciamo che noi veramente cerchiamo di tenere proprio d'occhio la tradizione con poche contaminazioni. Quindi anche il nostro fricco è il tradizionale fricco di patate e formaggio, facciamo anche il fricco friabile. E diciamo che tutti i piatti che noi comunque proponiamo, insomma, sono abbastanza classici, senza molte contaminazioni. Ecco, noi magari vi faremo vedere anche qualche bel piatto e magari vi inviteremo anche ad andare ad assaggiarlo quando andate a visitare Gemona e a vedere i posti bellissimi che vi faremo vedere anche noi adesso. Vi invitiamo ad andare proprio all'osteria Pan e Salam, che è osteria, però ha anche, oltre a osteria, è anche ristorante, perché ci sono tantissime, come raccontava adesso il titolare, prelibatezze, tantissimi piatti che potete andare a gustare prima o dopo il vostro giro turistico. Vero Romano? Che qua cucinano tutti e due, no? Però oggi adesso vediamo cosa ci prepara Katia. Ciao Katia! Ciao! Allora faccio degli gnocchi nel cestino di fricco friabile con il burro nocciola e la ricotta. Bene, vediamo. Lascio sciogliere il burro. Avrà preso un po' di colore, metterò un po' di ricotta direttamente nel burro. Quindi preparare questo piatto, quanto tempo ci vuole adesso per sapere? 5 minuti, 5-7 minuti. Insomma, il burro sta un attimo, gli gnocchi si sa che sono molto veloci, quindi... Vedete anche questo piatto caratteristico, che è molto bello. Quindi c'è un cestino qua. Sì, un cestino fatto con
il formaggio vecchio, quindi noi usiamo il latte di Godo, 12 mesi. Mm-hmm. Beh, anche se cade dal cestino non importa. Adesso vedete che questo rende tutto più gustoso, E questo sono un piatto del Friuli Venezia Giulia, no? Sì, un piatto tipico nostro. Bene. Ah, poi io vedo già là anche dei tostoni, no? Che stiamo preparando, perché ovviamente la nostra cucina prevede anche dei panini, degli panini con hamburger di carne fresca, e quindi insomma la sera prettamente ci ecco, parlami a... di questo hamburger che dopo vedremo anche che me lo mangio, no? Perché, sì, okay. Perché comunque è una cosa che ho già assaggiato, no? Ma parlami, perché è veramente particolare, parlami di come viene, allora, un hamburger, perché è anche un po' più grande, no, del solito. Beh, non proprio più grande, la misura, cioè abbiamo due misure, una misura normale e una misura più grande, insomma, per i più golosi. E niente, abbiamo cominciato a preparare questi hamburger con la carne fresca che ci arriva regolarmente. E durante il lockdown abbiamo avuto ancora più spinta verso questo reparto. Fate anche per asporto, esatto, voi, no? Quindi date un servizio. Facciamo anche le consegne a domicilio, quindi facendolo poi durante il lockdown ci hanno conosciuto molto più persone rispetto a prima, insomma, prima erano solamente le persone che venivano qui. E poi durante il lockdown abbiamo avuto questa opportunità che siamo riusciti a cogliere. E quindi ci ha portato fortuna, diciamo, allora, non è stato proprio tutto così negativo. Eh sì, perché bisogna appunto anche, come si dice, parlavamo prima di Gemona addio, Gemona risorgerà, anche voi siete proprio delle persone che sapete trovare la soluzione quando c'è un problema, sì, no? Sì, e bisogna sempre essere col sorriso e risorgere, no? E quindi adesso state già pensando anche a qualche piatto nuovo che magari vedremo. Beh, insomma, tra noi cambiamo poco. Spesso il menù, ci sono delle cose che rimangono fisse, ci sono i tagliolini a San Daniele, gli gnocchi che poi condiamo con il burro fuso oppure con il ragù della casa, facciamo ragù di selvaggina, insomma delle cose rimangono più o meno fisse. Poi a livello ci sono ovviamente delle cose stagionali che usiamo, che Non so, i porcini piuttosto che le cime di rapa. Interessante, anche cose particolari. Con la burrata anche o con la, insomma, altri formaggi. Vediamo, allora portiamo questo piatto che lo assaggiamo. Perfetto. Eccolo. Eccoci qua. Il tuo piatto di gnocchi. Eccolo qua. Ricotta affumicata nel cestino di frigo friabile. Com'è questa? È friabile, adesso lo assaggio, no? E adesso, questo qua viene fatto praticamente usando il formaggio della latteria di Godo, stagionato 12 mesi o più, e quindi viene fatta questa cialda che poi viene modellata appunto per diventare un cestino che contenga proprio gli gnocchi di patate. Visto che qua è anche enoteca, quindi ho visto delle belle etichette, no? Cosa mi consigli per questo c'è un... suggerisci un abbinamento, se uno te lo chiede. In questo momento noi ovviamente forse non ne abbiamo parlato prima, abbiamo una gamma di diciamo così di vini che abbracciano un po' tutto il Friuli, no? La nostra cultura è proprio quella di voler, diciamo così, promuovere quello che è l'FVG e i prodotti che ovviamente di eccellenza questa terra ci offre. In questo caso vorrei darti uno schioppettino di Prepotto, che schioppettino notoriamente abbastanza vino leggero, non ha un grandissimo... Ronco dei Pini, sì, è un'azienda con la quale collaboriamo, oltre alle altre diverse che abbiamo, diciamo che la caratteristica appunto dello schioppettino è questa spezia, questo sentore di pepe, che volutamente non abbiamo messo sugli gnocchi, qualcuno lo chiede ovviamente, e diciamo che va un po' ad accompagnare e a dargli un po' di spalla al piatto, che in questo caso, essendoci la cialda di frico che è abbastanza importante e la ricotta affumicata che ha questo bel sentore affumicato, gli mettiamo vicino questo bello schioppettino per fare un abbinamento. Bene, ricordatevi pan e salam, buon appetito. E l'ultima cosa che ti chiedo, questa chiocciolina qua. La chiocciolina vuole essere
la coda del maialino stilizzata, quindi quella chiocciolina lì nasce proprio per ricordare in maniera un po' sintetica così la coda del maiale, ovviamente il richiamo al salame del maiale. Esatto, perché il maiale è un po' il principe, no? Dei... Fa parte proprio della cultura friulana, il maiale, il purcito in chiase, era quello che poi era fonte di sostentamento per tutto l'anno per le famiglie in tempi andati. Esatto, grazie. Bene, adesso. Buon appetito. Grazie. Allora io intanto saluto e ringrazio il titolare dell'osteria Pan e Salam che ci ha gentilmente ospitati in questa apertura della trasmissione Scopriamo il Friuli Venezia Giulia Gemona del Friuli, e adesso seguiamo a piedi perché oggi Romano, a differenza delle altre volte che si muoveva con la sua bicicletta, questa volta è a piedi e ci conduce in questa scalinata che porta al bellissimo castello di Gemona. Allora, sono appena uscito dal locale dove intanto ho preso un caffettino, no? E come vedete qua sono nel centro storico di Gemona del Friuli, che è molto bello, no? Come vedete i sottoportici sono veramente a regola d'arte di un centro storico, con dietro di me, che faccio un 360 gradi, si vede anche la loggia, ma a pochi passi da questo locale, no? Come vedete qui qua, a pochi passi, praticamente sono 10 passi, e mi trovo dietro di me che c'è il castello di Gemona del Friuli, no? Se volete approfondire, andate anche su YouTube e vedete un po' tantissime altre curiosità. Qua c'è la scalinata, come vedete, che è stata preparata proprio in onore a Dante Alighieri, e ci sono i versi della Divina Commedia, l'opera più importante scritta in italiano da Dante Alighieri, e che Gemona è molto riconoscente, negli anni ha fatto molte iniziative, e questa scalinata, come vedete, è un qualcosa veramente di unico. Abbiamo qua anche una mostra fotografica a cielo aperto, quindi outdoor, proprio lungo la scalinata, che fa vedere i segni del terremoto, no? E quindi veramente qua ha lasciato un segno importantissimo, e con queste foto veramente riusciamo a vedere quello che è stato, perché non si può dimenticare. Il terremoto qua, vi ricordo che a Gemona comunque qua si dice che Gemona è una terra che trema, dicono anche Gemona addio e Gemona risorgerà. Gemona ha saputo risorgere più volte, almeno 5 volte, sono stati 5 terremoti a Gemona, no? Ma i gemonesi sono persone veramente che sanno rialzarsi. Ecco, Romano nel frattempo si sta spostando dal castello al Duomo di Santa Maria Assunta. Un duomo che ha una storia importante, è un duomo che compare in tantissime fotografie in tutto il mondo, non solo per la sua bellezza e per la sua storia, ma anche perché il terremoto l'aveva praticamente raso il suolo, è stato ricostruito. Quindi un duomo che ha un percorso importante e che racchiude in sé tutti i sentimenti, in questo senso, del popolo friulano, in particolar modo dei gemonesi. Giusto, Romano? Sì, allora, vi facciamo un approfondimento importante, perché nella disgrazia, che è stata veramente terribile, perché a Gemona tutte le chiese sono state rase al suolo, no? Perché veramente sono stati 59 secondi, quindi quasi un minuto, terribili, dove quando la gente è uscita nel buio alle 21 di sera, non sapeva cosa fosse successo.
noi abbiamo alle spalle quelle montagne, no? E quindi oltre al movimento che ha portato il terremoto, che ha portato ai crolli delle case, sono arrivati anche i massi che sono rotolati giù. Alla fine la gente nel buio era veramente sconvolta, non capiva cosa era successo, e ho visto anche un fumo che saliva, quindi una nebbia con tutto questo fragore, e anche alla vista non si vedeva niente, no? E i gemonesi hanno voluto fare una similitudine con la storia della Divina Commedia, dove Dante veramente, per raggiungere poi il paradiso, ha avuto parecchie difficoltà, ma ha saputo superare tutti gli ostacoli, no? Quindi anche Gemona poi ha saputo superare questi momenti, perché infatti la Divina Commedia ha dei versi che dicono che alla fine si esce a vedere le stelle, no? E così anche i gemonesi, l'unica cosa che li confortava erano le stelle nel cielo, che erano ancora presenti, ma hanno saputo rialzarsi. Dietro di me la strada che porta al Duomo qua, no? C'è via Bini. Durante la prima scossa le pareti sono rimaste su in questa via, ma solo le pareti, le facciate. Dietro era tutto crollato. I gemonesi, tra la prima e la seconda scossa, hanno puntellato, e vi faremo vedere le immagini, perché c'è anche un museo dove ci sono la mostra fotografica del terremoto di quel periodo, e si vede che loro sono intervenuti subito, no? Il Duomo, che è dietro di me, la facciata è rimasta in piedi, quindi veramente ci sono anche dei miracoli, no? Quindi questa facciata magnifica è rimasta in piedi, no? Abbiamo qua, poi invece è crollato tutta la parte poi interna, sono rimaste però le colonne, che adesso entriamo e vedremo che le colonne, che sono della navata centrale, si sono inclinate, ma comunque hanno resistito. Quindi c'è stata anche un miracolo, chiamiamolo così, perché comunque anche dietro di me, che si vede il campanile molto alto, è crollato, si è seduto su se stesso praticamente, non si è inclinato per andare a fare ulteriori danni al Duomo, no? Quindi c'è stato anche questo miracolo, no? Poi tutte le chiese sono state ricostruite tranne la chiesa, che era anche pinacoteca, Madonna delle Grazie. Qua volevo farvi vedere, prima di entrare nel Duomo, a farvi vedere la campana, c'è questo gigante. Elena, sai chi è questo gigante? Chi è? Dai. Questo qua è il protettore dei viandanti, no? Adesso tiro su perché sono un ambassador e vi racconto delle chicche. Questo qua è San Cristoforo. Sempre, anche spesso si trovano gli affreschi, no? Di questi personaggi che si trovano nella Bibbia, e San Cristoforo è sempre disegnato come gigante, e infatti, come vediamo, è altissimo, no? Ed è un protettore appunto di chi cammina. La sua altezza è di 7 metri, no? E quindi lui comunque ha saputo proteggere appunto questa facciata. Qua ecco, sopra... Romano, io ti interrompo solo perché vorrei così ricordare a chi ci ascolta che il Duomo di Gemona risale al 1290 e che è in stile gotico romanico, quindi dell'epoca, quindi è un Duomo che ha uno storico importante, mi pareva giusto ricordarlo, perché anche quando poi è stata effettuata la ricostruzione fedele comunque a quello che era l'originale, è stato fatto veramente un lavoro importante, anche proprio seguendo quelli che sono i crismi dell'epoca. Sì, Elena, hai fatto bene a precisare, perché così mi dai modo di
aggiungere alcuni elementi. Qua la storia è stata lunga, come ha visto una lunga storia altre città in Friuli hanno visto, tipo Aquileia, tipo Cividale del Friuli, dove sono passati tantissimi popoli, praticamente tutti. Qui anche qua ci sono stati, appunto, abbiamo dei periodi prima dei Romani, del periodo dei Celti. Perché? Perché il castello che oggi vediamo dietro, che stanno ricostruendo le torri del castello di Gemone del Friuli, e dopo vedremo anche la sua bellezza, no? Perché vedremo? Vedremo tre punti di un percorso che ho mappato, che dura, che è lungo 9 chilometri, però ci sono i passi che seguono Dante, che sono tre location. Una abbiamo già svelata prima, che è il castello, l'altra è il Duomo, qua dove c'è la campana, e poi c'è la chiesa della Madonna delle Grazie, dove c'è l'inferno, no? Quindi oggi visiteremo questi con un viaggio qua a piedi per scoprire questi angoli. Quindi addirittura qua sono passati anche i Longobardi, infatti nella salita che va al castello è detta salita dei Longobardi. Quindi ci sono delle certezze su questo che vi stiamo raccontando, no? Poi ci sono stati, appunto, anche il periodo anche del dominio, appunto, dei Veneti, ci sono stati anche i Toscani, e anche nel periodo in cui anche Dante è stato esiliato dalla Toscana, quindi ci sono stati dei Senesi e dei Toscani che si sono trasferiti qua e che hanno portato i versi della Divina Commedia, che adesso andiamo a vedere all'interno. Prima di entrare vi faccio vedere che, se venite qua a Gemona, ci sono dei cubi. Vedi, Elena, che dietro di me ci sono dei cubi. Quando ci si avvicina c'è un attore che racconta i versi della Divina Commedia, quindi veramente è un full immersion, e questo grazie a Gemona, che sta facendo veramente un lavoro veramente importante. Adesso entriamo e vi faccio vedere la campana. Ecco, vi ricordo, mentre Romano entra, che Gemona ha dedicato a Dante la città, praticamente. Ha fatto un percorso come i cubi di Romano. Il 25 di marzo dall'anno scorso c'è il Dante Dì, quindi una giornata dedicata interamente a Dante. È stata anche fatta una campana, che poi, della quale poi Romano vi parlerà, la statua dedicata al sommo poeta, quindi al sommo Vate. Quindi voglio dire, ci sono un sacco di cose belle dedicate a lui che Gemona ha voluto ricordare, e ha voluto anche, se vogliamo, enfatizzare in questi eventi e in queste iniziative molto belle. L'anno scorso ricorreva al centenario, ma Gemona ogni anno dedica una giornata proprio a questo. Ecco, Elena, mi trovo all'interno, no? E qua c'è, viene chiamata la campana di Dante, no? Come vedete, qua sono stati incisi per l'anniversario, quindi il centenario della morte di Dante, no? Per ricordare. E questa è una curiosità, perché è l'unica campana che l'hanno gettata giù dal campanile, che è rimasta intera, no? Perché questo? Perché comunque c'è stato il periodo della guerra, che le campane venivano poi praticamente sequestrate, rubate, per portarle via, e che venivano fuse. Questa è una campana che è rimasta qua a Gemona. Hanno deciso di tenerla qua all'interno del Duomo, e quindi non è stata poi rimessa di nuovo su in alto sul campanile. All'interno del Duomo c'è anche una particolarità che vediamo, perché qua, come vi dicevo, la navata, le colonne si sono inclinate, ma sono rimaste
sono rimaste su. Il crocefisso invece ha avuto un danno, come vedete, sulle mani, no? Però l'hanno voluto mantenere così com'è. È passato di qua anche Giovanni Paolo II e si è inginocchiato proprio davanti a questo crocifisso, no? Il 3 maggio del 92, no? Ci sono tantissime curiosità da vedere all'interno di questo Duomo. Come vedete, anche qua ci sono degli oggetti veramente che fanno la storia di Gemona e che vi consiglio di venire a vedere, soprattutto in questo periodo, perché appunto si viene accompagnati anche dai passi di Dante. Ma qua c'è un'altra cosa, adesso esco e vi racconto un'altra curiosità. Ecco, adesso Romano ha lasciato il Duomo, questo Duomo meraviglioso, per recarsi sotto la porta monumentale di Gemona, porta che è stata fatta in memoria e a ricordo del terremoto, del terribile terremoto del 6 maggio del 76. Vi ricordo che Romano si sta spostando a piedi, quindi a differenza del solito che con la bicicletta è velocissimo, a piedi è un po' più lontanino, ma parliamo di veramente pochi metri, insomma non c'è tantissima distanza, parliamo sempre di centro storico di Gemona. Ecco, vorrei inoltre ricordarvi che il patrono di Gemona è Sant'Antonio da Padova, e che appunto a questo è stato dedicato anche un duomo del quale dopo Romano vi darà due cenni. Gemona è grandissima, ci sono tantissime cose da dire, è ricca di storia, di cultura, di tanti eventi importanti. Diciamo che una sola puntata è un po' poco, per non dire che tanto poco. Nel frattempo vedo che Romano è arrivato a destinazione. Eccomi, Elena. Allora, qua, come vedi, ci tenevo a farti vedere questa cosa qua, che è una porta monumentale, no? Che si trova sotto la loggia, no? Dietro di me c'è anche sempre il castello, no? Che vi faccio vedere. E c'è anche il locale che eravamo prima, quindi diciamo che il centro storico è tutto concentrato, no? Perché Gemona poi si è estesa nella parte bassa, vedremo dalle immagini anche che dal castello poi si vede tutta Gemona, che è molto ampia, e c'è anche un giardino e soprattutto si vede sotto anche il santuario di Sant'Antonio da Padova, che è passato di qua, e che c'è una chiesetta all'interno, ci sono i ruderi del 200, quindi una chiesetta del 200, poi anche lì il terremoto ha fatto i suoi danni, è stata ricostruita, ma hanno mantenuto all'interno la chiesetta del 200. Questa porta monumentale invece è particolare, perché l'hanno creata a 30 anni dal terremoto del 76. Ci sono quattro parti che ricordano quattro momenti: il terremoto e poi anche la ricostruzione, no? Che c'è stata, quindi quattro momenti particolari. In più, se vedi, Elena, qua ci sono delle croci. Queste qua sono il numero delle croci, corrisponde al numero dei morti che c'è stato qua a Gemona del Friuli durante il terremoto del 76, no? Che l'epicentro era proprio qua dietro, che ci sono i Monti Musi, no? E quindi proprio qua praticamente. Questo è quello che ci racconta la storia, e quindi qua è un'emozione, perché io comunque sono del 68, ho vissuto nel 76, ero piccolo. Per fortuna mio zio conosceva, perché ha già vissuto quell'esperienza terribile, il terremoto, quando era in Sicilia,
e quindi sapeva cosa stava succedendo, ma la gran parte delle persone non lo sapevano, e quindi è veramente qualcosa di terribile quando ti capita e non sai cos'è. Ecco, quindi oggi il tour, come dicevo, volevo raccontarvi alcune chicche, ma ce ne sono molte altre, che torneremo per il 25 marzo, che c'è la giornata, il Dante D, che è stata fatta per ricordare appunto anche Dante Alighieri, molto amato qua a Gemona del Friuli. La gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove. Nel ciel che più della sua luce prende, fui io e vidi cose che ridire né sa né può chi di lassù discende. Perché appressando sé al suo disire, nostro intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può ire. Veramente, quant'io del regno santo nella mia mente potei far tesoro, sarà ora materia del mio canto. Bene Romano, allora noi ti ringraziamo per averci portato a vedere questo splendido, pittoresco e caratteristico centro di Gemona del Friuli. Vi ricordo che abbiamo trasmesso la 18ª puntata di Scopriamo il Friuli Venezia Giulia, che il tema di oggi era dedicato a Dante. Abbiamo fatto anche qualche cenno, visti i posti al terremoto del 76. Gemona ne è una delle testimonianze più toccanti, il colore rosso in ricordo e in memoria proprio di Dante. E ringrazio ancora Romano e ci vedremo alla prossima puntata di Scopriamo il Friuli Venezia Giulia, qui dal Record Space di Città Fiera sulla web TV Esplora e Ama. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti.